Medio Oriente in fiamme di Eugenio Moresco, capitolo XIV. Mentre la guerra infuria nel Medio Oriente, sul Kenya è tornata la calma. Baldo non sa quello che sta succedendo nel mondo e il fatto che dal cielo del Kenya siano scomparse le flotte aeree infonde nel giovane una nuova speranza di pace. Egli pensa che forse nella testa degli uomini responsabili della vita dei popoli abbia avuto il sopravvento sull'odio e sulla sete di dominio il buon senso e la ragione. Egli è tornato tranquillo e sereno nella sua vita primitiva e si diverte a fare esperimenti con il prisma stellare, il quale dimostra possedere capacità straordinarie. Baldo sa che puntando l'indice di rifrazione verso la stella madre si forma un raggio che oltre al calore emana una potenza, una forza sconosciuta che disintegra la materia. Il prisma ha qualcosa di misterioso, di magico. Nella galleria dei giganti, concentrandosi, succedevano cose eccezionali, così egli tenta lo stesso esperimento con la pietra di stella. All'esperimento quasi sviene dalla sorpresa. Stupefatto, meravigliato e incredulo, egli osserva che tenendo stretto il prisma nelle mani e concentrandosi su un oggetto lontano, lo stesso appare come in uno schermo all'interno della pietra stellare. Baldo ci riprova e il fenomeno si ripete. Con questo sistema egli può vedere quello che accade alla sua gente nella fattoria, nei vari punti della Terra, sulla Luna e anche più lontano. Probabilmente il prisma non è soltanto un frammento di roccia stellare, ma una specie di apparecchio polivalente costruito dal popolo dei giganti nel periodo di avanzata civiltà. Potrebbe anche essere servito ai giganti come arma, in quanto in determinate posizioni il raggio da esso emanato è micidiale e disintegra la materia. Da questo momento il giovane ha l'impressione di avere nelle mani un'arma, un apparecchio di potenza e importanza illimitata. La sua tranquillità e la spensieratezza spariscono sotto il peso di una responsabilità che nessun uomo nella storia scritta ha mai avuto. Egli si rende conto che con il prisma si possono distruggere gli aerei in volo, disintegrare navi, carri armati, città, fortezze, osservare quello che avviene dietro le linee avversarie, nelle riunioni segrete di governo, rintracciare agenti del controspionaggio, assassini, traditori, colpire direttamente gli sfruttatori del popolo, i responsabili delle guerre, scrutare ciò che accade sulla Luna, sui pianeti delle altre stelle e forse tornare nella grande città sotto il Kenya. Calma, calma, non correre così in fretta e così lontano, dice una voce proveniente dal nulla. Vai piano, con calma e per ordine. Chi ha parlato? Chiede Baldo guardandosi intorno. Sono la voce dell'umanità che tu hai udito nella città dei giganti e che ora può comunicare con te tramite il prisma. Hai qualcosa da spiegarmi circa gli usi per i quali è stato costruito? Chiede Baldo. Sì, replica la voce, e continua. Può essere usato per mille modi, buoni o cattivi, ma le intenzioni di coloro che lo hanno ideato e messo in funzione erano tese a fin di bene. Però, come per tutte le invenzioni, dipende da chi ne fa uso, cioè è sempre l'uomo che decide se usarle per scopi di guerra o di pace, a fin di bene o di male. Il prisma è l'ultima e più avanzata scoperta della scienza dei giganti. Adesso hanno dedicato secoli di studio e di lavoro. Ora è tuo, sappi ne trarre vantaggio per tutti gli uomini, vantaggio a fin di bene, come nelle intenzioni di coloro che lo hanno realizzato. Noi lo abbiamo custodito per mezzo milione di anni e ci è stato di molto aiuto per seguire quello che succedeva nel mondo. Per registrare gli avvenimenti e la storia dell'uomo. Non è mai stato usato per altri scopi. È una pesante responsabilità la mia, protesta Baldo. Una responsabilità troppo grande per un povero pessimista, per un uomo senza patria né religione, un compito troppo difficile e arduo
per un essere che non sa dove cominciare per mettere ordine nelle cose. È meglio che ti riprendi il prisma e che mi lasci solo in pace sulla montagna. Non posso riprenderlo, dice la voce, non posso, perché era destino che fosse consegnato a te, che sei fuori dalla mischia, e se vuoi potrei scrivere una pagina di storia da solo. E va bene, se così deve essere, lo terrò, riprende Baldo rassegnato. Lo terrò, ma la storia non può attendersi da me grandi cose. Buon lavoro, amico, augura la voce. Se avrai bisogno di me, chiamami attraverso il prisma, che ti risponderò. Però non chiedermi consigli sulle tue decisioni, perché io sono estraneo a tutto quello che potrà accadere nel futuro. Io sono fuori dal tempo e dallo spazio e vivo in un'altra dimensione. Ho capito, devo sbrigarmela da solo. Io, il ribelle, l'individualista, l'irascibile pecora nera della famiglia, il critico feroce della società, devo con questa specie di lanterna magica redimere l'umanità impazzita? Ti sembra giusto che un compito così importante e gravoso tocchi proprio a me, che non so niente di politica? Non so che dirti, amico, io so soltanto che questo fa parte del tuo destino. Il mondo non ti piace? La società marcia, l'uomo egoista, l'ingiustizia, la violenza e le guerre ti ripugnano? Ebbene, se ne sei capace, modificale, cambiale come meglio credi. Criticare e demolire è facile, più difficile è creare e costruire. Tu sei libero di fare come vuoi. A me spetta soltanto prendere nota nel grande libro della storia di quel che accade, e detto ciò la voce tacque. Era inutile discutere con la voce se non poteva avere da essa un consiglio e nessun aiuto, tanto più ora che lo aveva toccato nel vivo. Criticare è facile, difficile è costruire, ripete entro sé Baldo. Questa frase lo ha ferito. Perché lui ha sempre criticato e non ha mai fatto nulla per modificare quello che criticava. Forse per questo non ha posto altre domande alla voce e ha lasciato che si perdesse nel nulla. Il giovane ora è di nuovo solo con i suoi pensieri e il prisma nelle mani. Il suo sguardo è rivolto verso la pianura, vede le fattorie, piccoli puntini neri. Il suo pensiero va alla mamma che ha lasciato la fattoria e senza accorgersene stringe il prisma. Una figura appare sul piccolo schermo, attirando la sua curiosità. È una figura minuta, con un viso triste e precocemente invecchiato. Sta ferma e guarda sempre nella stessa direzione, come se attendesse qualcuno. Baldo osserva e sente un tuffo al cuore perché riconosce nella vecchia donnina sua madre. Gli sembra impossibile che sia tanto invecchiata. Non ci sono dubbi, è proprio lei. E guardandola sente stringersi il cuore. Riconosce ora anche la terrazza dove sua madre si recava ogni mattina per veder spuntare il sole. La vecchina si riscuote e volge lo sguardo verso le scale, dove appare un'altra figura di donna col ventre voluminoso, che somiglia a Sonia. Si avvicina, posa la mano sinistra sulla spalla della madre e vede che porta al dito la fede. Baldo lo osserva attentamente col cuore che gli batte in gola. Sì, è proprio sua sorella, sposata e in attesa di un bambino. Chissà chi ha sposato, si chiede. E nell'istante stesso in cui la mente formula la domanda, spariscono i due volti femminili e compare quello di un giovane pilota a bordo di un gigantesco aerocisterna battente bandiera americana, in volo su un mare senza fine. Non ha perso tempo, afferma Baldo, e di mio padre che sarà? Sullo schermo il pilota viene sostituito da un uomo in vestaglia da camera e pantofole, col viso rasato di fresco e i capelli impomatati. L'uomo tiene in mano un blasone con due fucili incrociati e lo mira estasiato. È sempre lui, brontola il figlio, l'uomo nobile dal sangue blu, mio padre, e mio fratello, il poeta. Sul piccolo schermo questa volta appare un bagno a forma di cuore, con dentro due persone nude,
Uno è Davide, suo fratello, l'altra Lima, splendida figura femminile. Porco, prorompe sdegnato, porco maiale, hai approfittato del tuo rango per sedurre una ragazza bella, buona e onesta. Questo proprio non me l'aspettavo, non dovevi farlo. Intanto le due figure si abbracciano e si baciano, e solo allora Baldo si accorge che portano la fede nuziale. Anche loro sposati, che fretta! Se a casa mia ci sono stati tanti avvenimenti, chissà cosa sarà successo nel mondo. E la flotta aerea che stazionava sul Kenya, dove sarà andata? I due innamorati svaniscono e sullo schermo appare un deserto di sabbia con un campo di aviazione immenso, con migliaia di aerei da trasporto. Nel cielo scorge una lunga striscia di cose piccolissime che volano. Sembrano cavallette, ma forse non lo sono. Osservando più attentamente, Baldo rimane sbalordito, perché sono tutti reattori, tra i quali nota i sorpassati Concorde. Essi volano dalle coste americane al deserto del Sahara, formando un ponte aereo gigantesco, protetto da un ombrello di cacciabombardieri. L'aeroporto è composto da 8 torri di controllo, 20 impianti radar, 8 aerostazioni, grandi piazzali, radiofari, officine, 40 hangar, maniche a vento e 200 piste di volo. A terra è un brulicare continuo di uomini e mezzi. Colonne interminabili di automezzi, attraverso il deserto, si portano a raggiera verso l'Egitto e il Mar Rosso, dove sono installate nel sottosuolo le rampe dei missili, cannoni e altre armi moderne. Nel cielo sfrecciano tra le bombe e i missili gli aerei da combattimento. È un inferno di fuoco in cielo, in terra e in mare. Ma questa è la guerra, esclama inorridito Baldo. Questa è la fine del mondo. Chi sono i contendenti? Sul piccolo schermo appaiono le bandiere greche, turche, italiane, jugoslave, rumene, bulgare, ungheresi, arabe e indiane. Da un lato, mentre dall'altro sventolano quelle marocchine, spagnole, francesi, sudafricane e belghe, parte dei paesi dell'America Latina e del continente nero. E l'Inghilterra e la Germania, come mai non sono in guerra? Si chiede Baldo. La risposta è ovvia, risponde la voce proveniente dal prisma. Essi fanno parte della razza superiore che vuole dominare il mondo. La potenza economica dell'Occidente è tutta nelle mani dei popoli anglosassoni e di quello americano. Tutti gli altri sono bestie da soma e carne da cannone. Anche sul fronte orientale viene usata la stessa tattica, a differenza che nella lotta sono gettati anche milioni e milioni di cinesi, forse perché sono in troppi, o il riso non basta più per togliere la fame a tutti e trovano nella guerra la scusante per morire.